Allora, con questo test sulla macchina Meteor M11 ho intenzione di verificare se l'encoder funziona, cioè se l'uscita dell'encoder c'è analogica. Allora, questi sono i due fili dell'encoder, a parte quelli dell'alimentazione. Li ho tirati fuori così, li ho collegati e quindi collegato all'oscilloscopio. In questa modalità, non so, dovrebbe andare bene. Qui ripartiamo dal mandrino bloccato. Ecco, ok. Siamo qui che la macchina dovrebbe essere inizializzata. Questo 00 dovrebbe già muoversi muovendo la puleggia del mandrino, no? Questo è l'encoder, in questo modo. Infatti io qui, se muovo, funziona così. Andiamo a vedere di fatto, avviamo la macchina che si bloccherà. Ecco. Ok. Qui, a mio parere, l'encoder funziona. Resettiamo. E vediamo, ecco, faccio presente che adesso la macchina parte. Questa è la fase dell'inizializzazione. Questi quattro pulsanti sono i cursori che servono per dare il punto d'avvio, punto d'inizio, e quindi creare un punto, come sostanza, anche come c'è anche nelle stampanti 3D, le stampanti laser, le fresatrici, insomma, è un simbolo comune. Qui abbiamo lo 00, quindi abbiamo visto che non si muove. Do l'avvio, arriva qui, fa un test, vede, la puleggia si muove regolarmente, però dal momento che, ecco, mandrino bloccato, perché dal momento che secondo me l'encoder non manda il segnale alla scheda che sta all'interno del display, ho visto il percorso, e in sostanza quindi non si blocca con questo problema. A parer mio, ritorniamo sull'immagine dell'oscilloscopio, ecco, riparte. No, io, interpretando questo segnale, mi dà l'idea che l'encoder è funzionante. Quindi l'interfaccia, se è così, l'interfaccia che sta sul display all'interno del display della scheda che gestisce il segnale dell'encoder ha dei problemi. Quindi successivamente a questo smonterò il display per risalire ai fili per vedere quale integrato è coinvolto, transistor integrato è coinvolto.